Ciao amici, sono qui a Jesolo per fare delle foto in spiaggia, delle esposizioni lunghe attraverso l'uso di un filtro neutro. Ti faccio vedere intanto cosa vado a utilizzare. Canon EOS R, già dotata di holder. Vado a piazzarla sul treppiedone. Ecco l'holder, non so se si vede, credo di sì. L'holder è questo supporto, vedi, agganciato in questo modo, ha questo anello filettato che viene avvitato su, dopodiché viene appiazzato l'holder, nel quale andremo ad inserire le lastre. Ci sono delle lastre digradanti come questa qui, oppure filtro neutro 10 stop che viene inserito all'interno del vano lastra. Vado ad inserirlo e dopodiché stringo queste viti per fissarlo. In questo modo non ho il rischio che mi sfugga via, in questo modo rimane fermo lì. A questo punto posso raddrizzarlo un attimino, anche se non c'entra assolutamente nulla, e potrò procedere con lo scatto. Adesso andiamo in spiaggia e faremo un paio di scatti, esposizioni lunghe. Vi farò vedere con l'applicazione come si calcola il tempo di scatto, come si va ad impostare per realizzare il nostro bel scatto. Spero di trovare un pontile senza persone. A dopo! Ok, quello che andrò a fotografare ora sarà questo pezzo di questo albero che si è spiaggiato. Vado a fotografarlo con la Canon. Sono posizionato più o meno in questa posizione. Ho zoomato un pochino, non so se si nota, ma si vede un pochino, eccolo lì. E andrò praticamente a fare lo scatto cercando di sfruttare il filtro neutro per creare l'effetto seta, diciamo, sulla nostra composizione. Quindi adesso appoggio giù la telecamera e ti faccio vedere cosa comincio a fare. Allora, quello che ci serve per fare la foto è ovviamente un filtro neutro, la fotocamera, un holder e ti servirà anche uno smartphone. Quello che faccio ora è andare a impostare sulla fotocamera una sensibilità, la più bassa, 100 ISO. Andrò ad impostare un diaframma, regolo l'inquadratura e dopodiché vado a valutare il tempo di scatto che mi suggerisce la fotocamera. Quindi iniziamo. Bene, sono qui sulla fotocamera e adesso vado ad impostare i parametri di scatto. Scatto in manuale, in modo da avere il controllo sia sul tempo di scatto che sul diaframma. E imposto ISO 100, il più basso che mi permette con la EOS R. Devo utilizzare l'impostazione più bassa in queste condizioni luminose. Diaframma imposto F8 per avere una buona profondità di campo. Dopodiché tempo di scatto suggerito alla fotocamera in base all'esposimetro un centesimo di secondo. Va benissimo. Adesso devo montare il filtro. E quando, una volta che ho montato il filtro, devo fare i calcoli con il mio smartphone, però devo ricordarmi questi dati. Quindi prendiamo lo smartphone e vediamo che applicazioni ho disponibili. Io mi trovo bene, ti posso consigliare Easy Filters oppure LA Calculator. E a questo punto faccio il calcolo, prendo quello della Easy Filters. Che tempo di scatto mi dà la fotocamera in queste condizioni? Un centesimo di secondo, quindi vado ad impostare un centesimo di secondo. Sto utilizzando un filtro neutro da 10 stop, un ND1000, è già impostato, vedi ce ne sono parecchi ND1000. Tempo di scatto necessario 10 secondi. Guarda, ti faccio vedere la foto com'è prima. Questa qui è una foto che terremo così in repertorio per vedere com'era inizialmente. E adesso monto il filtro. Vado a montare il filtro. Eccomi qua. Benissimo. Ok, a questo punto l'applicazione mi diceva di impostare 10 secondi ed è quello che faccio. Vado ad impostare 10 secondi sul tempo di scatto. Ci siamo. Non mi resta che premere il tasto di scatto. La macchina appena terminato lo scatto, andiamo a vedere. Vado a vedere un attimino qual è il risultato. Direi che il risultato è già molto buono, però mi sembra leggermente sottoesposto. E in queste condizioni cosa si fa? Aprendo un pochino il diaframma, se visivamente, ma vado a vedere anche l'istogramma, mi dà che è leggermente sottoesposto, anche se del tutto nei limiti che ci permette il recupero con la nostra reflex.
Bene, vado quindi a cambiare un po' i parametri, io voglio mantenere i 10 secondi, quindi apro un pochino il diaframma di 1 o 2 frazioni di stop e rieseguo nuovamente lo scatto. Vado ora a vedere qual è il risultato che ho ottenuto, direi molto buono. Quello che faccio è ingrandire in modo molto particolarizzato il risultato che ho ottenuto per vedere se c'è qualcosa da sistemare, se ci sono degli elementi fuori fuoco, se va tutto bene. Direi che ci siamo decisamente. A questo punto non serve più rifare i calcoli perché il contesto luminoso è grosso modo lo stesso, quindi mi basterà spostarmi, cambiare inquadrature, realizzare altri scatti che potrebbero essere interessanti per questa tipologia di soggetto, e quindi procedo. In questo caso sto anche raddrizzando un pochino l'inquadratura, la metto in bolla. Perfetto, ci siamo decisamente. Devo ancora prendere un po' mano con questa testa del treppiede che ho acquistato. Benissimo, vado a fissarlo, vado a correggere il punto di messa a fuoco. Ottimo, e direi che possiamo procedere. Via, ha terminato, andiamo a vedere il risultato. Molto interessante anche questo. Vado a realizzare un altro scatto, vediamo il risultato ottenuto. In determinati contesti potrebbe esserci comunque la necessità di spaccare con il cielo, perché magari c'è troppa differenza di luminosità, anche se stiamo utilizzando un filtro neutro, perché un filtro neutro, come si dice, uniforme, non di quelli gradienti, comunque regola tutto allo stesso modo, quindi alla fine ti fa solo utilizzare dei tempi di scatto più lenti, ma non ti risolve il problema magari della differenza di luminosità. Quindi è necessario magari utilizzare un filtro neutro, potrebbe, di quelli digradanti, potrebbe essere una soluzione interessante, ovviamente se la condizione luminosa lo permette. Qui adesso onestamente il cielo è abbastanza uniforme, non avrebbe senso utilizzare un filtro neutro digradante. Tuttavia ce l'ho qui a disposizione e ti faccio vedere come funziona. Risetto tutto quanto, i parametri di scatto rimangono quelli, e vado ad applicare un filtro neutro digradante. Ho qui il mio filtro neutro digradante, eccolo qui, non so se lo vedi a video, in sostanza alla parte più in alto più scura e sotto è trasparente. Eccolo qui, se lo vedi adesso in questo punto qui, vedi, ti permette anche direttamente sulla GoPro di vedere, ma la GoPro compensa in questo caso. Adesso io andrò a applicarlo sull'immagine, abbiamo visto lo scatto di prima, mi basta inserirlo all'interno a uno dei slot disponibili, allento magari un pochino le vitine qui per farlo entrare in modo più agevole, eccolo qui, e vado sullo schermo della fotocamera a vedere come si comporta. Eccolo qui, trovo il punto giusto, potrebbe starci in questo modo, ci sta molto bene. Ovviamente i filtri neutri come questi vanno a scurire un pochino, quindi potrebbe essere necessario, che ne so, magari rallentare ancora un po' il tempo di scatto, quello che vado a fare, e premo lo scatto per continuare con un'altra esposizione. Ok, vado a vedere il risultato, direi che è veramente ma veramente eccezionale, è venuto veramente una gran cosa. E niente, adesso potrei anche decidere di chiudere un pochino di più il diaframma. Quello che vado a fare, vado a chiuderlo fino a F9 in modo da avere un tempo di scatto di 30 secondi. Questo perché F9? Perché così ho modo di avere una profondità di campo ancora più ampia e avere l'immagine ancora un po' più nitida. E quindi faccio questo modo e procedo nuovamente con un altro scatto. Eccomi qui. Andiamo a vedere il risultato. Oh, molto ma molto carino, molto ma molto carino, mi piace veramente tanto, è riuscito particolarmente bene, quindi diciamo che ci siamo, e non mi resta che rivederci direttamente sul monitor del computer in post produzione. Ciao da Alessio.